Come stai? Dimmi tutto! Venitemi a prendere subito! A me questa regola non mi piace. Tengo occhio. Mamma Tim e Marty Missy sono cadute nella trappola. Dobbiamo andare immediatamente a recuperare Luca in caserma! Che bello! Finalmente sei arrivata! Sei tu, io non sto capendo! Luca, finalmente sei arrivato! Avanti! A me non piacere questa situazione. Pronto! Il tempo sta finendo, devi sbrigarti! Smaltina! Cuoricini, cuoricini, niente da fare. Non riusciamo a far uscire Luca fuori da questa caserma. L'hanno messo in prigione. Cuoricini, ci vuole l'agente segreto per farlo uscire. Ma solo che è all'ospedale. Sì, cuoricini. Cuoricini, è successo un casino. Freddo, no? Sì, e c'è pure freddo. È successo un casino, lo potete vedere nei video precedenti, ok? Adesso noi eravamo qui e stavamo tentando di far uscire fuori Luca, che è stato arrestato dalla polizia. Nel frattempo l'agente segreto, che è l'unico che può far uscire fuori da qui Luca, è in ospedale perché ha avuto un incidente. E adesso come si fa, cuoricini, come si fa? Michelle nel frattempo è in orfanotrofio e la stanno per adottare. No, ma mamma, ti scusi il telefono. Ah, sì, è vero, sta vibrando. Ok. Pronto? Cosa? Martina, è una chiamata dall'ospedale. Come? Aspetti che non lo sento bene. Come? Martina, andiamo in macchina perché non sento bene. Aspetti che mi sposto perché non si sente bene. Mettiamoci in macchina. Pronto. Martina, entra in macchina nel frattempo. Dai. Pronto? Sì, ok. Allora, è una chiamata dall'ospedale. Sono i medici. Ok. Sì, passatemela subito. Mi stanno passando l'agente segreto che si trova in ospedale. Pronto? Agente segreto Eleonora, come stai? Dimmi tutto! Pronto, mamma di... insomma, non benissimo, però un po' meglio. Mi stanno facendo uscire, però. Venitemi a prendere subito. Ok, stai tranquilla, stiamo arrivando. Ti veniamo a prendere, così forse finalmente possiamo andare a scagionare Luca, ok? Perché tu devi andare a raccontare tutta la verità alla polizia. Così finalmente faranno uscire Luca e dopodiché andiamo tutti insieme a recuperare Michelle in orfanotrofio. Sto arrivando, stai tranquilla, sto arrivando insieme a Martina Missy. Ma cuoricini, lasciate almeno 1000 like a questo video. Arriviamo! Sbrigati, ti aspetto! Così forse stiamo riuscendo. Rocco, ma ho l'impressione che qualcosa vada storto. Non lo so, io di questo agente segreto non mi fido. E i bambini le capiscono bene queste cose. A me queste regole non mi piace. Tengo occhio. Martina! Adesso faccio subito questa telefonata. Pronto? Sì, allora... C'è stato un intoppo, un imprevisto, ho avuto un incidente, ma non vi preoccupate, sistemerò subito tutta la situazione. Comunque, mamma Tim e Marty Missy sono cadute nella trappola. E mamma Tim. Pronto? Pronto. Agente Leonora. Pronto, sì. Sì, sono mamma Tim. Sì, mamma Tim. Siamo qui fuori. Okay. Esci subito. Esco subito. Sono arrivate quelle sciocche. Cuoricini, sono arrivata all'ospedale dove si trova l'agente segreto Eleonora. Sono venuta a recuperarlo insieme a Martina Missy, ok? Che Martina Missy però si trova in macchina perché fa troppo freddo. Io sono scesa e adesso la sto andando a recuperare. Venite. Eccola, cuoricini, è lì. Eleonora, ma cosa è successo? Eleonora, che cosa hai combinato? Niente, ho avuto un incidente, mi sono distratto un attimo col telefono. Ma come stai? Meglio, mamma ti, grazie, allora, tranquilla, mamma ti. Siamo sicuri? Sì, okay. Certo. Ascoltami, dobbiamo andare immediatamente a recuperare Luca in caserma. E Michelle sta per essere adottata da una famiglia. Vieni in macchina che ti spiego tutto, vieni, andiamo. Andiamo su. Che idiota! Vieni, entra in macchina che ci sarà Martina contentissima appena ti vede. Vieni. Siediti dietro con Martina, vieni. Vai, che io mi metto alla guida, forza, che dobbiamo andare a recuperare Luca.
sei arrivata! Hai visto che sono tornata? Sei contenta? Sì! Ok, adesso resta una cosa da fare: andare in caserma a liberare Luca immediatamente. No, no, mamma ti, voi tranquilli, andate in orfanotrofio, ci penso io a liberare Luca. No, invece tu devi venire con noi, perché noi ci siamo già state in caserma, ma non siamo riuscite a liberare Luca. Lo vuoi capire che devi essere tu a parlare con la polizia? A te ti crederanno, perché sei un agente segreto. Sei un agente segreto, sì o no? Certo che sono un agente segreto, e proprio per questo ci devo andare da sola. No, allora agente segreto, dobbiamo andare tutti insieme. Adesso io mi incammino, mettetevi le cinture e che andiamo tutte e tre davanti alla caserma a liberare Luca. Ma mi raccomando, cuoricini, prima lasciate almeno 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 like a questo video, perché oggi dobbiamo liberare Luca, l'autostoppista investito americano, ricco, nonché padre di Michelle, perché si deve incontrare con Michelle. E dopodiché andiamo a salvare finalmente Michelle in orfanotrofio, che le suore la stanno dando ad una famiglia adottiva. Potete vedere tutto nel video precedente. Andiamo! Oh, questa festa! Che cosa hai detto? Niente, amore, niente! Eccoci, eccoci arrivati davanti alla caserma. Mi raccomando, agente segreto Leonora, adesso è il tuo momento. Devi andare a recuperare immediatamente Luca, vai! Ok, prontissima, vado! Ok, adesso devo inventarmi qualcosa per portarlo via. Un'ora dopo. Lasciami! Chi sei tu? Io non sto capendo! Tranquillo, tranquillo, tranquillo! Non avere paura! Dov'è Michelle? Dov'è mia figlia? Dov'è ti porto da mamma T! Ti porto da mamma T e ti spiego tutto a casa! Mamma T? Andiamo, sì, mamma T! Luca! Cuoricini, ce l'abbiamo fatta! E grazie all'aiuto dell'agente segreto! Dov'è Michelle? Stai tranquillo, in macchina c'è Martina Missi che ci sta aspettando, ok? Non ti preoccupare, adesso andremo anche a recuperare Michelle. Andiamo a casa e ti spieghiamo tutto e poi cerchiamo di escogitare un piano per andare a recuperare Michelle. Stai in macchina, andiamo ragazzi, andiamo! Yes. Martina! Ma tu perché è ferita? Oh, ti spieghiamo tutto a casa! Cuoricini, finalmente siamo arrivati a casa! Bravissimo, però la Michelle? Michelle, ecco! Dobbiamo risolvere la situazione, Michelle. Martina, vieni! Mamma, ma qual è il piano? Allora, Martina, il piano è questo. Tu, io, l'agente segreto e Luca andremo tutti in orfanotrofio. Ci divideremo e cercheremo Michelle in tutti gli angoli dell'orfanotrofio. Appena... Mamma, ma io non mi posso dividere perché sono una bambina ancora. Eh sì, hai ragione, vabbè, io e tu andremo insieme. E Leonora, l'agente segreto, si divide da una parte e tu da un'altra. Così la troveremo prima possibile, perché siamo di più adesso e abbiamo più possibilità di poterla recuperare, ok? No, assolutamente no. Allora, io rimango qua a casa con Luca e tu invece vai con Martina all'orfanotrofio. Ma che c'entra? Ma perché devi restare tu a casa con Luca? Scusami, cosa c'entra questa cosa che stai dicendo? Sì, secondo me è meglio così. Fidati, io sono la gente, io so quello che faccio e quindi fidati di me, ok? Poi ancora non mi sento neanche tanto bene, quindi... Vero. Hai ragione. Che rimango io qui in casa, prima che devo chiamare di nuovo il pronto soccorso, mamma mia. Sì, questo è vero. Io resto allora qui? Sì, meglio così. No, io devo andare a vedere Michelle, non posso restare qui, no. Certo, questo ragazzo non ne può più, deve per forza rincontrare sua figlia. Ora la incontreremo, tua figlia, ora... Mamma T, Martinissi vanno all'orfanotrofio, prendono Michelle e la portano qui. E nel frattempo noi la aspettiamo, Luca. No, mamma T, già abbiamo aspettato troppo. E ha ragione, dobbiamo andare tutti insieme.
calmati, posso parlare con te sì, un minuto? Sì, 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 vieni, dimmi, che c'è, dimmi. Sto riflettendo io nel frattempo, dimmi. Ma questa chi è? Io non so chi è, perché è qui? E questa chi è? Questa è l'agente segreto che ti sta proteggendo a te e a Michelle. Non ti preoccupare, Luca, dopo ti spiego, tu fidati di me, fidati di mamma T. Va bene, guarda, facciamo come dice lei. Tu resta qui con Eleonora e io vado in orfanotrofio con Martina, dai. Va bene, mamma T. A me non piacere questa situazione. Mamma T, posso andare un attimo in bagno? Ma certo, agente segreto, da questa parte. Vieni, da questa parte, vieni. Ok. Pronto. Il tempo sta finendo, devi sbrigarti. Sì, tranquilli, risolvo tutto, sono qui. Tanto sono delle stupide Martina Missy e mamma T. Non vi preoccupate, sto risolvendo tutto. Chiudete, se no mi scoprono. Si fidano di te? Ancora. Sì, non hanno capito niente, vi ho detto. State tranquilli. Luca è con te? Sì, Luca è già con me. Sono andata a prenderlo io di persona. Perché non l'hai portato ancora qui? Perché non lo porto? Perché non lo porto ancora da voi? Perché non può essere. E se continuo a stare qua dentro, va a finire pure che mi scoprono. Qua dentro? Qua dentro dove? Qua dentro dove? Quante domande, sono chiusa nel bagno! Quasi, questa qua proprio non mi convince per niente. Secondo me non è nemmeno un agente segreto. Tengo occhio, agente segreto, che non sei un agente segreto. Adesso provo ad ascoltare. Non sento niente. Agente segreto Leonora, tutto a posto? Vi ho detto che devo chiudere, c'è Martina Missy dietro la porta! Sì, arrivo, un attimo! Sto chiudendo, ci sentiamo più tardi! Mannaggia, speriamo che non abbia sentito nulla! Arrivo, Martina, arrivo! Ah, eccoti qua, finalmente! Ah, Martina, per caso hai sentito qualcosa? Un mal di pancia, hai sentito rumori? Non ho sentito niente, vabbè. Meno male, non hai sentito niente. Ti puoi accomodare. Grazie Martina, mi sento qui con te allora. Comunque, andiamo di nuovo lì all'ingresso. No! Che dobbiamo... No, Martina. Dobbiamo andare all'ingresso a parlare con mamma T. E dobbiamo gestire la situazione. Andiamo, allora tu resta qui con lui, mi raccomando, non vi muovete da qui, ok? E ci sentiamo telefonicamente. Ehi, agente segreto, mi raccomando, ci sentiamo telefonicamente. Certo, tranquilla mamma T, tranquilla. Fidiamoci di lei, tranquillo, resta qui. Ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate tanti like.